Bentornati sul mio canale, o chi è appena arrivato, ben arrivato. Allora, oggi andremo a fare un progetto che va molto di moda quest'anno. Faremo un cappello granny. Io mi sono già portata avanti, ho fatto 5 delle 6 piastrelle che mi servono, poi vi darò le misure e vi dico che vi serviranno un paio di forbici, il metro, l'uncinetto per quanto mi riguarda 2,5 e del cotone fiocco. Io utilizzerò solo due colori, voi se volete ne potete utilizzare degli altri. Iniziamo subito a dare le misure necessarie. Intanto sposto questi che per ora non mi servono e vi dico che la mia mattonella granny è una classica mattonella formata da 1, 2, 3, 4 e 5 righe. Queste righe complessive mi danno una misura di circa 9 cm e mezzo. Allora, siccome la circonferenza della testa va dai 55 cm a 57 cm, ok? Io cosa sono andata a fare? Sono andata a prendere la misura più grande perché uso gli occhiali e un cappello stretto a me personalmente dà fastidio con il fatto che li indosso. E 57 cm diviso 9,5 mi vengono circa 6 mattonelle grani. Ok, quindi io ne ho fatte già 5, la sesta la andremo a fare insieme così vi spiego come farlo. Quindi queste qui che io l'ho colorata in questo modo avrà un'ampiezza di 55 cm come diametro. Poi per quanto riguarda il davanti, dipende da voi quanto la volete lunga, poi andremo a fare gli aumenti e vi spiego. Dopodiché riprendiamo anche qui sulla parte sopra, su un lato delle mattonelle, per andare a chiudere il nostro cappello. Vi ricordo che questa altezza, ok, se deve coprire le orecchie va sui 23 cm. Però essendo un cappello estivo, a parer mio bastano anche 20. Dopo comunque, mano a mano che andiamo avanti col progetto, mi prendiamo le misure e capite, la misura più giusta. Allora, partiamo subito a fare l'ultima mattonella e vi faccio vedere anche come c'è, com'è da fare insomma la cucitura. Ecco, la giro sul davanti, scusate. Io l'ho fatta all'uncinetto e vi faccio subito come andare a farla. Prendo l'uncinetto 2,5, prendo il cotone fiocco e lo prendo in questo modo, giro e faccio un naso, la vedete che è incrociato. Entro qui. Tiro con l'uncinetto e faccio un nodino che non viene conteggiato. Rientro, faccio un punto basso e 2 catenelle. A questo punto carico l'uncinetto e faccio un'altra maglia alta. Poi faccio una 2 e 3 catenelle, carico l'uncinetto e faccio un altro punto granny pieno questa volta. Quindi io nel cerchio magico andrò a lavorare 4 gruppi formato da 3 maglie alte, quindi 4 punti granny. Vedete? 1, 2, 3, 4 separati da 3 catenelle. Sono andata avanti, sto quasi finendo praticamente la riga, quindi questo è il mio ultimo gruppo di 3 maglie alte. Faccio 1, 2 e 3 catenelle. Prima di andare a chiudermi, stringo, ok, che si chiuda il cerchio magico. Questo capietto lo andremo a nascondere dopo con calma, con ago e filo. Ok, quindi a questo punto vado a lavorare l'ultima maglia alta, perché qui abbiamo lavorato solo 2 maglie alte formate, e siccome il punto granny è formato da 3 ne mancava una. Vado a chiudermi qui sulla terza catenella con un punto bassissimo e il mio cerchietto è finito. A questo punto appoggio un attimo il mio lavoro, prendo il filato turchese, riprendo il mio lavoro. A questo punto entro qui nella soletta, entro qui nello spazio formato dalle 3 catenelle, prendo il color turchese,
però mi porto avanti anche questo filo perché no, io non vado a tagliarlo, quindi io me lo porto avanti per tutto il lavoro, perché con due colori è facile, così non c'è bisogno di fare sempre dei nodini. Allora faccio una maglia bassissima, il filo lo lascio qui, riprendo il filato turchese e faccio un punto basso. Ok, allora il grigio lo abbandoniamo, lo lasciate qui dietro. Praticamente vado a fare una e due catenelle, vedete, carico l'uncinetto, mi tengo il cappietto sotto nel lavoro, così me lo porto avanti, e faccio un'altra maglia alta. A questo punto faccio una, due e tre catenelle, carico l'uncinetto e lavoro un gruppo di tre maglie alte, quindi un punto greni. Quindi io in queste mattonelle il filato me lo sono sempre portato avanti da una riga all'altra senza doverlo tagliare. Faccio una catenella di separazione, vado nello spazio successivo e faccio due punti greni separati da 3 catenelle. 1, 2, 3 e 3 maglie alte. Ok? Quindi catenella, faccio 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte, che praticamente è il metodo per fare gli aumenti per quanto riguarda la mattonella greni. Faccio anche l'ultimo aumento. Faccio una catenella e qui, siccome ne ho lavorate solo due, vado a lavorare anche la terza. In questo modo nascondo anche l'asola col filato del colore grigio, vedete? Mi vado a chiudere 1-2 qui sulla terza con un punto bassissimo. In questo modo io ho evitato di avere dei nodini. Allora, cosa succede? Recupero il filato grigio, ok? Entro qui nella seconda maglia alta, me lo porto avanti in questo modo e vado a fare una seconda maglia bassissima. A questo punto il turchese lo lascio, riprendo il grigio, vado nello spazio portandomi avanti anche il filo turchese e faccio una maglia bassissima che mi aiuta a camminare nello spazio, quindi di conseguenza posso iniziare subito col punto greni. Adesso faccio 1, 2 e 3 catenelle, faccio una maglia alta, però abbandono il filo, lui non mi serve più perché lo riprendo nel giro successivo, quindi faccio una maglia alta, faccio 3 catenelle, quindi il mio angolo, il mio aumento, faccio 3 maglie alte. Praticamente abbiamo iniziato una nuova riga, quindi siamo qui. Vedete che non si vede neanche la chiusura, in realtà se si gira sul di dietro si potrebbe vedere, ma tanto è il lavoro, è il brutto del lavoro, a noi ci interessa il davanti. Proseguo il mio lavoro, faccio una catenella. Quindi vado qui nello spazio dove nel giro precedente c'è la catenella e lavoro un punto greni, formato quindi da 3 maglie alte. Faccio una catenella e quindi qui nell'angolo vado a fare il mio aumento che è formato da 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte. Quindi cosa succede? Prima o poi farò un altro progetto, un tutorial con
per spiegarvi la mattonella granny, ma intanto ve la spiego qua. Noi negli angoli andiamo a fare gli aumenti, qui, ok, qui invece andiamo a lavorare i punti granny separati da una catenella. Praticamente è proprio la classica. Quindi io sono qui nell'angolo, vado a fare il mio aumento formato da 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte. 3 Facciamo la catenella, carico l'uncinetto, mi ritrovo qui nello spazietto dove c'è una sola catenella, di conseguenza lavoro un solo gruppo di 3 maglie alte. Allora, io continuo il giro, vi faccio vedere di nuovo come si fa a portarsi avanti il filo e dopo vi lascio continuare a voi per l'ultimo. Mi ritrovo quasi a finire la riga, il giro praticamente, quindi mi manca una catenella per lui, per questo gruppo qua, però qui noi abbiamo solo 2 maglie alte, quindi carichiamo l'uncinetto, entriamo, facciamo la terza maglia alta. Vedete che in questo modo, con un'asola leggermente più lunga, nasconde anche la maglia bassissima sotto. 1 e 2 mi chiudo qui, quindi nella terza. A questo punto che succede? Lascio temporaneamente il grigio, riprendo il turchese che me lo porto su, entro, quindi me lo appoggio sull'uncinetto e riprendo il grigio per fare la maglia bassissima. Ok, quando arrivo qui nello spazio cambio i fili, quindi il grigio me lo porto sull'uncinetto, il turchese è quello con il quale andrò a lavorare. Vedete? Adesso cosa devo fare? Semplicemente vado a fare 1, 2, 3 catenelle, carico l'uncinetto, abbandono il grigio lì dov'è e lavoro una maglia alta. 1 e 2. 1, 2, 3 catenelle, perché sono nell'angolo, di conseguenza devo aumentare, carico l'uncinetto e vado a lavorare le 3 maglie alte del secondo punto granny. Faccio la catenella per lui, qui nello spazio vado a lavorare il mio punto granny formato da 3 maglie alte. Vi ricordo che se il video vi sembra veloce, ci sono 3 puntini sulla destra dove si può diminuire la velocità del video. Faccio una catenella, vado nel punto seguente e faccio un altro punto granny. Faccio la catenella, mi ritrovo sull'angolo e faccio il mio aumento formato da 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte, così per tutto il giro. Prima di fare l'ultimo giro vi volevo far vedere una cosa. Praticamente io adesso ho fatto l'ultima catenella, mi ritrovo qui, quindi devo fare la terza maglia alta che mi manca nel primo gruppo e mi vado a chiudere 1, 2 sulla terza con un punto bassissimo. Vado qui, quindi nella terza maglia alta, mi porto avanti il filato grigio sull'uncinetto, però la chiudo col turchese. A questo punto che succede? Io vado a tagliare il filo, perché il turchese non mi serve più, siccome ne ho 1 e 2 di righe, non ne ho di più. A questo punto cosa devo fare? Vado qui, ok, adesso ve la metto a fuoco, vedete? Lavoro praticamente sulla costa delle 3 catenelle, prendo il filato turchese e faccio 1 nodino. Mi raccomando, non perdete lei. Vado sulla seconda catenella e faccio un secondo nodino. Così ho la certezza che la mia mattonella non si apra, vedete?
Lo so che adesso vi sembra brutta da vedere, però andremo a lavorare col grigio e non ci saranno difficoltà. A questo punto cosa faccio? Entro qui nello spazio, prendo il grigio e mi chiudo con una maglia bassissima. Faccio 1, 2 e 3 catenelle, carico l'uncinetto e vado a fare la mia seconda maglia alta. Faccio l'aumento formato da 3 catenelle, carico l'uncinetto e vado a formare a lavorare le ultime 3 maglie alte dell'aumento. Vedete? Adesso non mi resta che tagliare qui vicino il turchese, senza tagliare il grigio, però ne sarei capace, ecco. E il turchese non mi serve più per adesso, quindi faccio una catenella, carico l'uncinetto, vado e lavoro l'ultimo giro con il color. Prima di finire la riga vi faccio vedere come si fa, insomma, a chiuderla. Quindi faccio una catenella, carico l'uncinetto, vado qui e lavoro la mia terza maglia alta, che è quella che mi manca. State abbastanza larghi con il primo passaggio, perché così copre per bene l'asola turchese. Allora, cammino, quindi mi chiudo con una maglia bassissima, vado nella terza maglia alta e cammino con un'altra maglia bassissima, vado qui nella prima catenella, cammino con una maglia bassissima, vado qui nella seconda catenella e cammino con una maglia bassissima, ok? A questo punto il filo sarebbe da tagliare se dobbiamo fare, non lo so, una giacchina o una borsa. In realtà per la nostra fascia non lo tagliamo, perché cosa facciamo? Prendiamo il bello della mattonella e lo giriamo dall'altra parte, quindi in questo modo, ok? Il bello della nostra mattonella che stiamo lavorando e la teniamo verso di noi, quindi è la parte brutta e la parte brutta che sta vicino, vedete, in questo modo. Cosa faccio in questo momento? Il filo me lo lascio qui interno da questa parte e un attimo che sposto questo, no, non ce l'ha messo a fuoco, e vado qui nella terza catenella, nella seconda catenella, scusate, 1, 2, 3. Vado qui nella seconda catenella dell'aumento, vado in questo modo, scusate, da sopra, prendo il filo, lo tiro e passo anche dall'altra, quindi ho una maglia bassissima. Vado qui nella catenella seguente della mattonella che stavo lavorando, vado nella seconda qui della fascia che c'è già il lavoro e faccio una seconda maglia bassissima. Quindi in questo momento io non sto facendo altro che fare delle maglie bassissime, prendendo una costa del lavoro della fascia e una costa della mattonella che stavamo lavorando. Di conseguenza la cucitura è questa qui, vedete? Vi faccio rivedere, magari appoggiandola così si capisce meglio. Allora, prendo una costina del lavoro della mia mattonella, ok? Prendo una costina del lavoro della fascia. Siccome tutte le mattonelle sono uguali, i punti sono uguali, quindi non ci sono dei conteggi da fare, prendo il filo che nel frattempo è sotto, no, non è sopra il lavoro, è proprio sotto, ok? Quindi lo prendo e lo faccio, scusate, ho perso l'asoletta, eccolo qua, quindi lo faccio passare dalla prima asola, dalla prima costina, dalla seconda e anche da quella che ho sull'uncinetto come asola. Quindi io ho fatto, sono passata da lui, sono passata da lui e da quella che ho sull'uncinetto, quindi sono 3 passaggi, ma in realtà è una maglia bassissima. Okay. Vi faccio vedere per l'ultima volta, poi vi lascio fare da sole. Quindi prendo un'asola del mio lavoro, un'asola della fascia, prendo il filo che ho sotto nel frattempo, tiro 1, 2 e 3, ok? Allora la cucitura è da fare fin giù per tutte le mattonelle, ok? Però
Questo per tutte le mattonelle, poi si taglia il filo, vedete che l'ho tagliato, è qui e qui. Però siccome adesso è l'ultima mattonella, tagliamo il filo e andiamo a fare la cucitura anche da questa parte, e così si forma la nostra fascia. Allora, ho fatto quella cucitura iniziata insieme, ho fatto anche la seconda, e questo è il filo non tagliato perché ci servirà subito. Quindi questa è la mia fascia. È molto 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 comoda per me, perché io non le voglio strette. Se volete leggermente più stretta, omettete una mattonella, quindi ne fate solo 5. Dopo praticamente sarà molto molto fissa, però comunque essendo un lavoro all'uncinetto c'è sempre la sua elasticità. Quindi proseguiamo. A questo punto io cosa faccio? Ok, inizio a occuparmi della parte alta. Qui ho già più o meno 10 cm, mi restano più o meno 9-10 cm da fare. Più è corta, meno veste, di conseguenza potrebbe essere più estiva, perché comunque recuperiamo un po' di spazio anche qui. Quindi andiamo a fare prima 16 cm, facciamo una prova, poi vediamo come ci veste. Ok. Quindi, mantenendo il filo senza tagliarlo dopo l'ultima cucitura che abbiamo creato la fascia, cosa faccio? Faccio una catenella e vado a lavorare un punto basso. E vado a lavorare un punto basso per ogni punto sottostante. A me mi piace sempre, come sapete, rifinire il lavoro con un punto basso, perché così non si creano dei spazi inutili. Allora, però facciamo attenzione. Io faccio adesso un punto basso lungo il lato della mattonella, però per la parte alta andiamo subito a fare delle diminuzioni. In cosa consistono? Praticamente, quando arriviamo alla cucitura all'uncinetto, che io l'ho fatta all'uncinetto, ma se avete difficoltà basta lasciare mezzo metro di filato e andare a farla con l'ago. Quindi lavoro adesso gli ultimi punti bassi di questo lato. Ok, qui dove c'è la cucitura la ometto e vado subito nel spazio seguente, quindi salto. Invece di andare a lavorare altri due punti bassi per quanto riguarda la cucitura, faccio vedere qui. Sarebbe un punto basso per questa catenella, un punto basso per questa e un punto basso per la cucitura, addirittura due. Quindi io questo spazio lo salto, così inizio subito a fare delle diminuzioni. Quindi adesso riprendo il lavoro sulla mattonella e faccio un punto basso per ogni punto alto più il punto basso in mezzo. Quando arrivo qui, da qui a qui faccio un solo punto basso, ok? Lavoro uno qui e uno qui, quelli in mezzo li ometto, quindi non li lavoro. Con questo giro ne approfittiamo anche per nascondere i cappietti, fatti tipo nodino interno. Adesso vi faccio vedere. Ecco, entriamo qui, facciamo un nodino in questo modo, stringete forte, ne facciamo un altro nel punto successivo praticamente, così abbiamo la certezza che non si disfa e non dobbiamo stare dopo a nasconderlo. Quindi io adesso vado a fare tutto il giro, ok, saltando la parte delle cuciture. Mi ritrovo a lavorare gli ultimi punti bassi. Dopodiché mi vado a chiudere qui sul primo punto con una maglia bassissima. Allora, a questo punto io tengo il grigio sotto e prendo il filato turchese, rientro sempre qui dove ho chiuso, prendo il turchese in questo modo, ok, lascio quindi il grigio e col turchese vado a fare un punto, ok, e ne aggiungo 2 catenelle. A questo punto cosa faccio? Carico l'uncinetto e vado a lavorare un giro
di maglia alta per ogni punto sottostante, senza dover fare diminuzioni, senza dover fare nulla. Approfitto anche per nascondere il cappietto, vedete questo, e il grigio invece, adesso lo trovo, ok, questo qui lo lasciate sotto nel lavoro perché ci servirà per la riga prossima, senza doverlo tagliare. Allora, qui mi direte, ah, ma si vede l'asola del grigio, ma non ci sono problemi, è un cappellino granny, è carico di colore, non ci sarà mai nessuno che andrà a curiosare dove la chiusura e a vedere come mai si vede questa asoletta. È fatto a mano e deve essere, come dico io sempre, visibile che sia fatto a mano. Quindi a questo punto io non andrò a fare altro che una maglia alta per ogni punto basso disponibile per tutta la circonferenza e ci ritroviamo. Mi ritrovo quasi alla fine della riga, quindi mi restano le ultime due maglie alte da dover lavorare. Vedete? Quindi 1, 2, 3, nella terza lascio il turchese e riprendo il filo grigio che è sotto e la maglia bassissima me la chiudo col grigio. Tirate il turchese che così non c'è il rischio che si allarghi troppo l'asola, ma comunque quando dopo andiamo a fare la prossima riga tiriamo il filo di più. A questo punto faccio 1, 2, 3 come prima maglia alta, carico l'uncinetto, vado nella maglia alta successiva, faccio una mezza maglia, carico l'uncinetto, faccio una seconda mezza maglia e poi le chiudo insieme. Questa è la mia prima diminuzione. Carico l'uncinetto e vado a lavorare una maglia alta. Ok? Carico l'uncinetto e faccio una seconda diminuzione. Io andrò in questa riga a lavorare una maglia alta e una diminuzione per tutto il centimetro, la circonferenza, scusate. Quindi in questa riga, quindi con la riga grigia, noi andiamo a diminuire. Allora io continuo il mio lavoro e ci ritroviamo qui. Allora io sono andata a lavorare per tutta la riga, mi ritrovo in questa situazione dove ho una diminuzione. Dovrei lavorare la maglia alta, una diminuzione, però non mi bastano i punti di base. A questo punto, siccome il capello comunque si deve restringere, preferisco fare una seconda diminuzione vicina invece di fare tre maglie alte. Ok? Tanto comunque noi dobbiamo andare a restringere il lavoro. A questo punto conto 1, 2 e 3, lascio il grigio e riprendo il filo turchese col quale vado a fare la maglia bassissima. In questo modo tiro il grigio perché così avvicina il lavoro, però comunque non ci sono problemi perché tanto lo riprendiamo nella riga successiva. A questo punto cosa bisogna fare? Andiamo a fare 3 catenelle che valgono da maglia alta. Carichiamo l'uncinetto e andiamo a lavorare una maglia alta per ogni punto di base senza far diminuzioni. Quindi per le prossime righe voi dovete andare a fare con un colore assestamento, quindi lavorate gli stessi punti, con l'altro colore andate a fare una maglia alta, una diminuzione per tutti i giri. Allora io andrò avanti a lavorare qualche riga, poi ci ritroviamo per l'ultima parte. Ho proseguito il mio lavoro, ho lavorato 1, 2, 3 e 4 righe di assestamento e sono 1, 2, 3 di diminuzioni fino a questo punto. Io ho detto prima che alternavo i due colori, una riga di grigio e una riga di turchese, però se voi il cappellino lo fate con 5-6 colori, in base alla vostra scelta andate a utilizzarli. Quindi io ho tagliato il filo turchese, ho fatto dei nodini sulla costa dietro, così fermo il lavoro e non devo andare a nasconderlo dopo. Allora, questa è la maglia della chiusura, vado in quella precedente, recupero il filo grigio, faccio una e due catenelle, perché adesso noi andremo a fare solo diminuzioni senza l'alternanza delle maglie alte. Carico l'uncinetto e vado a fare
praticamente una mezza maglia e poi mi chiudo in questa nella seconda, quindi questo per me è la prima diminuzione. Carico l'uncinetto, vado qui, prendo il punto pieno, quindi faccio una metà di una maglia alta, faccio la seconda metà di una maglia alta e chiudo tutto insieme. Carico l'uncinetto, quindi metà di una maglia alta, carico la seconda maglia alta sempre a metà. Quando mi ritrovo con tre asole sull'uncinetto vado a chiudere insieme. Quindi questa riga sarà solo esclusivamente di diminuzioni per tutto. Vedete che comunque il mio capellino si stringe mano a mano, quindi è semplicissimo. Ci ritroviamo qui. Io ho lavorato per tutta la riga e mi ritrovo in questa situazione. Quindi non riesco a fare una diminuzione, ma vado a lavorare semplicemente una maglia alta. Se voi riuscite con i punti ad arrivare a fare un'altra diminuzione, ancora meglio. Quindi 1, 2, qui nella terza, quindi sulla prima diminuzione vado a chiudermi con un punto bassissimo. A questo punto faccio una catenella, rientro qui, faccio come se dovessi lavorare un punto basso, però mantengo l'asola, entro nel secondo, nella seconda diminuzione e chiudo tutto assieme. Quindi sto facendo delle diminuzioni, invece che utilizzare la maglia alta vado a utilizzare il punto basso, quindi mi avvicino ancora di più. Proseguo così per tutta la riga, che è velocissima. Dopodiché non bisogna far altro che lasciare una ventina di centimetri di filato, prendere un ago da lana, ok, e andare a fare l'ultimo giro di cuciture e un bel nodino per mantenere il lavoro tutto assieme. Adesso io finisco questa riga, ok, e poi vi faccio vedere come proseguire. Vedete, mi rimane sempre un punto con la maglia alta. Ok, quindi adesso taglio il filo, mi lascio un po' di filo e chiudiamo con un ago da lana. Ho preso l'ago da lana, ho girato il capello quindi sulla parte interna tra virgolette brutta e non vado a far altro che a fare delle cuciture. Vado praticamente in diagonale rispetto ai punti che ho e vado in questo modo a fare delle cuciture. Praticamente chiudo il mio capello. Non bisogna stare super precisi, non bisogna stringere in un modo esagerato, basta che comunque quando avete fatto questa cucitura adesso andate a fare 2-3 nodini che non ci sia praticamente il rischio che si apra. Bene, finite. Vedete, ho fatto la cucitura, quindi tra la fascia di mattonella e la parte alta metà del capello è fatto. Adesso arriviamo alla parte sotto, quindi a questa parte qui. Il mio capello è più o meno così, ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 mattonelle che hanno 57 cm, quindi è un capello non molto elastico, è un capello che a me piace perché a me mi piacciono larghi, se no mi danno fastidio con l'indosso degli occhiali, soprattutto se mi leggo i capelli io voglio che il capello mi venga. Se voi lo volete leggermente più stretto, quindi più elastico, andate a fare i vostri centimetri della circonferenza della testa, facciamo conto che sono tipo 50, perché comunque un lavoro all'uncinetto vedete che comunque tende a essere elastico, lo dividete per i centimetri della vostra mattonella, ok, nel mio caso sono 9,5 cm, quindi questi qua, e vi dicono quante mattonelle vi servono, ok, in base al filato, alla mano e all'uncinetto. Detto questo, torniamo al capello al quale sto lavorando. Io ho 1, 2, 3, 4, 5, 6 mattonelle, di conseguenza ho 1, 2, 3, 4, 5 e 6 cuciture.
Se qui sono andata a diminuire nella parte alta, nella parte bassa vado ad aumentare. Cosa devo fare? Ogni giro, ok, io andrò a fare degli aumenti. Invece di fare una maglia bassa, andrò a fare due maglie basse, ok? Mano a mano sarà leggermente esagonale, quindi dopodiché a un certo punto andate a spostare gli aumenti a metà, senza dover essere precisi, perché comunque andremo a utilizzare la maglia bassa rispetto alla maglia alta della parte in alto e quindi non sarà, come dire, molto visibile come aumento. Però questo ci aiuterà a dar pian piano volume. Io sto utilizzando del cotone, sicuramente il lavoro qui non sarà molto rigido e soprattutto, come dire, non sarà molto ampio. Dopo vi dirò le righe da fare. Io andrò a utilizzare il cotone grigio e poi col turchese magari farò una riga o due, non ho ancora deciso. Poi dopo le scelte dei colori sono le vostre. Iniziamo subito. Prendo in mano il mio cappello, entro qui, anche a metà mattone, una delle mattonelle, insomma, non ci sono problemi. Vado a fare una catenella, rientro nello stesso punto e vado a fare un punto basso, ok? Quindi non farò altro che fare dei punti bassi per tutti i punti sottostanti, quindi anche nella catenella che divide i punti greni, ok? Allora, quindi non ci saranno delle diminuzioni, ma bensì degli aumenti, ma non subito, quindi non in questa riga. Praticamente in questa riga noi andiamo a lavorare i punti che abbiamo. Sto cercando di lavorare anche il capietto, così non c'è bisogno di andare a nasconderlo dopo. L'unica cosa rispetto alla riga di punto basso che è qui in alto, vi dico subito qual è la differenza fondamentale. Allora, vado a lavorare anche qui. Scusate, sto cercando di lavorare il cappietto bene bene, così non c'è bisogno che vado dopo a impazzire per nasconderlo. Ok, quindi uno, sono tre. Vado quindi anche qui nell'angolo a lavorare un punto basso. Questa è la cucitura. Vado a lavorare un'asola, vado nella seconda mattonella, ne prendo un'altra e faccio un altro punto basso. In questo modo ho avvicinato le cuciture, ok? Quindi è un aumento rispetto ai punti della mattonella. Vado qui nell'angolo e faccio un punto basso e poi lavoro tutti i punti bassi disponibili. Allora, senza stare a farvi vedere tutto il lavoro, vi faccio vedere come dovrei fare qui. Quindi vado qui da un lato della cucitura, prendo un'asola, vado nell'altra e prendo un'altra asola, così la cucitura è vicina. Praticamente rispetto alla parte alta non è che la salto, semplicemente lavoro un punto basso. Invece di andare a entrare qui, che magari dopo si crea dello spazio, io vado ad avvicinarla in questo modo, ok? Vedete come si avvicina. Sembra quasi una diminuzione, ma in realtà sto lavorando solo un punto basso. Quindi adesso io continuo per tutta la riga, poi ci ritroviamo per le ultime indicazioni. Prima di proseguire ci tenevo a far vedere un'altra volta come si fa a fare questo punto. Invece di entrare qui, vedete, e fare un punto basso in questo modo, io cosa vado a fare? Vado a prendere un'asola qui da questa parte, quindi in questa mattonella. Un'asola la vado a prendere da quest'altra parte, quindi nell'altra mattonella. E poi vado a fare un punto e così si avvicinano, perché se io la lavoro in mezzo poi si creano dei spazietti, e siccome la parte sotto del cappello deve essere rigida, non lo sarà mai perché comunque è un cotone, però comunque deve essere abbastanza compatta, ok? Adesso continuate il vostro giro, volevo praticamente farvi vedere questa parentesi e anche il perché. Adesso ho lavorato tutto il giro a punto basso, vado a fare l'ultimo e mi chiudo qui nel primo con una maglia bassissima in questo modo. Se poi proprio non volete che si veda, ok, la tirate leggermente più lunga e la chiudete così come vi ho fatto vedere nel vestito di Anna.
oppure in qualche riga del secchiello. Allora, rientriamo quindi sempre qui, facciamo il primo punto e poi andiamo a lavorare un punto basso per ogni punto basso sottostante fino ad aumentare, ad arrivare, scusate, alla cucitura. Quindi io sto usando il punto basso per avere un po' più di compattezza. Se riuscite a diminuire l'uncinetto, la compattezza sarà ancora maggiore, ma già utilizzare il 2,5 col cotone fiocco, per quanto mi riguarda, è giusto. Allora, ecco, ho sbagliato. Quindi qui, vedete, dove c'è la cucitura, quindi il punto della cucitura, cosa vado a fare? Vado a fare un aumento, quindi faccio un punto basso e faccio un secondo punto basso. Ok, se avete difficoltà a capire dove sono, perché comunque il lavoro facendolo in tondo comunque tende a spostarsi leggermente, potete usare dei marcapunti e saranno 6 marcapunti. Io non ho difficoltà perché comunque mi vado a collegare qui a guardare sulla cucitura. L'aumento potete farla sia sulla prima che sulla seconda maglia, dopo non ci sono problemi. Basta che se il vostro capello, come ho detto prima, tende a prendere una forma leggermente esagonale, spostate l'aumento di qualche punto a destra o di qualche punto a sinistra, basta che siano 6 per riga. Adesso io vado a fare le mie righe, poi vi dirò il numero esatto e vi dirò anche i centimetri. Voi potete farla quanto volete la parte sotto. Eccoci arrivati anche all'ultima parte. Vi dico io che cosa sono andata a fare. Ho finito il mio gomitolo, ok? Quindi non sono andata a fare delle righe precise perché insomma non c'è il multiplo. Sono più o meno 5 centimetri e mezzo, e poi sono andata a fare 3 righe col turchese che praticamente ho finito il gomitolo. Dopodiché ho rifinito a maglia bassissima tutto attorno. Mi raccomando, se fate anche voi la rifinitura a maglia bassissima per dare leggermente un po' di spessore, ok, cercate di non stringere, mi raccomando. Allora, vediamo. Il nostro capello misura 23 centimetri. Se io metto il metro qui sopra, sono 20 centimetri, quindi comunque è elastico, è grande da indossare perché comunque per quanto mi riguarda è la fascia di mattonelle la misura da prendere quando andiamo a misurarla prima di iniziare a lavorare il sopra e il sotto. E qui sotto invece guardate, ne ha quasi 29. Quindi 58 centimetri. Di conseguenza è un capello molto grande. Provo a farvelo vedere in questo modo se ci riesco. Vedete? È molto 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 comodo da indossare. Allora, come si fa a fare questo capello? Molto facilmente si va a fare una mattonella con il vostro filato, il vostro uncinetto, la vostra mano, la appoggiate e prendete le misure. Ok? Che nel mio caso sono 9 centimetri, 9 centimetri e mezzo quando va disteso, perché vedete non è molto disteso siccome c'è il capello leggermente che stringe sopra. Di conseguenza cosa si fa? Vi prendete la misura della testa vostra, se per voi, del bambino, se per un bambino, se è una femminuccia per la femminuccia e così via. Nel mio caso io vado sui 56 classici, quindi di solito la misura circonferenza va dai 55-56 centimetri. Io in realtà ho aggiunto come larghezza, ho raggiunto il 57, che addirittura diviso per 9,5 mi dà 6 piastrelle contate. Se nel vostro caso non è così, perché magari vi arriva la virgola, decidete voi se fare tipo se usciva per esempio 5,80, io andavo sicuramente a fare 6 piastrelle. Se mi usciva 5,10, andavo a farne 5. Quindi in base al decimale andate in aumento o in diminuzione. Comunque l'importante è che quando voi fate la fascia di mattonelle, fate una prova. Se vi viene, ok, va benissimo e andate a continuare con la parte alta e la parte bassa. Nella parte alta io ho fatto semplicemente un giro in cui
mantenevo gli stessi punti di base e nel giro successivo andavo a diminuire facendo l'alternanza di una diminuzione, vedete, è una maglia alta, diminuzione e maglia alta, così non sono andata a diminuire subito perché comunque ci serve un po' di spazio per poterlo indossarlo, insomma, comodamente. A un certo punto, dopo aver fatto 1, 2, 3, 4 giri di assestamento, sono andata a fare solo e esclusivamente delle diminuzioni perché ormai era alla fine, quindi bisognava chiuderlo. Poi, al contrario, nella parte bassa non si va a diminuire, ma si va ad aumentare. Quanto si aumenta? Si aumenta ogni riga 6 punti, quindi 6 aumenti. Io ho cercato di mantenerlo per certi giri in corrispondenza delle cuciture, gli aumenti, così non mi sbagliavo. Poi, quando mi sono resa conto che non era più tonda, ok? La fascia non era più tonda, ma diventava esagonale. Arrivo, amore. Esagonale, cosa sono andata a fare? Ho fatto gli aumenti a metà. Per quanto riguarda i giri col turchese, a parte il primo che ho aumentato, gli ultimi due, quindi questo è quello dove c'è la rifinitura maglia bassissima, ok? Non sono andata più ad aumentare, quindi praticamente il mio cappello si è assestato. Vedete che non ci sono degli angoli. Qui devo ancora, insomma, nasconderlo, però vedete che non ci sono degli angoli, è veramente tondo tondo. Allora, io ho usato due colori, sapete il perché? Perché c'è il top sky col quale lo voglio abbinare e prossimamente ci sarà anche una borsina. E invece, se vuoi andate a utilizzare più colori, semplicemente sbizzarritevi, non ci sono regole, basta che vi divertite e che a voi piaccia. Quindi, detto questo, vi saluto, vi ringrazio sempre per il vostro supporto e spero tanto che vi piaccia. Un abbraccio.